amici del canale Malik Patrick, benvenuti in questo nuovo video del mercoledì, dove sempre parliamo del Kujikiri, del ninjutsu, e andiamo ad affrontare l'ottavo taglio, un taglio molto importante anche questo, perché si sale sempre di più, siamo al penultimo dei tagli, il taglio chiamato Zai, che significa controllo degli elementi della natura. Io vi consiglio di rimanere in questo video e andiamo a scoprire di che cosa si tratta. Eccoci qua di nuovo, cari amici, un saluto rinnovato da parte mia, grazie per il supporto che finora avete dato al canale, perché ovviamente il canale ha fatto una grande crescita finora e ho visto che sta salendo sempre più, le visualizzazioni sono state tantissime, soprattutto per il video del Retsu, che è stato il settimo taglio, che non mi aspettavo sostanzialmente che facesse tutte quelle visualizzazioni. Fortunatamente è stato così, perché il messaggio dell'importanza di quel taglio è potuto arrivare a tante persone che hanno apprezzato ovviamente l'argomento, quindi vi consiglio di andarlo ad ascoltare, lo vedete direttamente qui in sovrascrizione. Parlavamo ovviamente dello spazio, del tempo, eccetera eccetera, no? Il controllo dello spazio e del tempo. Oggi andiamo a parlare di un qualcosa molto più importante, prima del dominio dello spazio e del tempo. Parliamo del controllo degli elementi della natura, Zai. Prima di tutto andiamo ovviamente a vedere l'esecuzione. Zai! 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 Abbiamo visto l'esecuzione dello Zai e come sempre vi voglio spiegare prima di tutto come viene effettuato. Ah, dunque, dobbiamo andare ad unire i pollici e i nostri indici formando praticamente una sorta di triangolo, mantenendo le altre dita della mano molto aperte. Questa posizione viene anche chiamata il loto dai mille petali, che sostanzialmente rappresenta quella che è la corteccia cerebrale. È un taglio che serve a stabilire la relazione con le componenti universali della creazione, ovvero gli elementi. Per questo significa il controllo degli elementi della natura. È molto importante, è associato ovviamente al sesto chakra, quindi quello che viene conosciuto, uno dei più famosi, l'Agnya Chakra, okay, ovvero, ve lo ripeto, Agnya Chakra, ovvero il terzo occhio. La relazione che c'è con questi elementi non è soltanto con gli elementi fisici, quindi terra, acqua, fuoco, vento, etere, ma anche con gli elementi spirituali, perché dobbiamo sempre cercare di capire che anche gli elementi sono soggetti alla grande legge, ovviamente, della risonanza. Quindi prima di manifestarsi, anche essi si muovono in base a delle frequenze, a una frequenza energetica. Quindi quando si parla degli elementi, si parla della correlazione che c'è tra la nostra energia e l'energia che quegli elementi emettono, ok? Quindi questo è molto importante da capire, perché se no si cade nell'errore di pensare di una correlazione che c'è tra l'elemento in sé per sé già manifestato e noi. In realtà noi possiamo creare quella connessione energetica tra l'energia di quell'elemento e la nostra. Allora in quel caso abbiamo modo di entrare in un campo un po' più astratto e fonderci sostanzialmente con questi elementi. È un po', diciamo, quello che punta ad arrivare questo taglio, ovvero l'armonia e la fusione completa con il Chi emesso dalla natura. Il Chi della natura si interscambia con il nostro Chi, quindi dalla natura a noi e da noi alla natura. Il flusso energetico tende a fondersi e a renderci consapevoli che la natura in sé per sé vibra, è viva, non è soltanto una realtà apparente per come la vediamo, ma è un qualcosa di più profondo. Per questo è legato all'Agnya Chakra, ovvero al nostro terzo occhio, perché il terzo occhio rappresenta l'intuizione, la percezione, la consapevolezza e anche la consapevolezza spirituale. Vedere oltre la barriera della realtà, percepire le cose per quello che sono e non per come le vediamo noi dal nostro punto di vista materiale. Praticando questo taglio, la natura interagirà con noi nei limiti delle leggi naturali, ovviamente. Si creerà la connessione, ma si riuscirà a interagire con essa. E questo è molto interessante, perché porterà la completa armonizzazione a una fusione, dando la capacità di controllare quegli elementi, quindi fondersi con essi. Infatti si dice che il taglio rappresenta anche una sorta di concetto camaleontico, quindi l'invisibilità.
ma anche la capacità di manifestare quegli elementi, di fare in modo che essi si manifestano. Quindi avere la padronanza energetica sul fuoco, sull'acqua, sul vento. E occorre ovviamente una fusione e una consapevolezza molto profonda, perché non è che si fa così, è un taglio difficilissimo, è un taglio complicato, perché siamo quasi alla fine, ragazzi, quindi ovviamente l'energia sale. Parlando dell'Agnya Chakra, parliamo veramente dell'abbattimento del velo di Maya e della realtà, e vedere la realtà viva. Molto spesso noi abbiamo una concezione materiale, ripeto, quindi vediamo morta la cosa, in realtà c'è, cioè viva la realtà. E il terzo occhio ci fa capire proprio questo, solo che spesso non ne siamo consapevoli, proprio perché non abbiamo sviluppato questo punto fondamentale, ok? Che è quello della percezione, dell'intuito, della conoscenza, la consapevolezza. Infatti è associato all'elemento luce, nel senso che la luce è tutto ciò che illumina, è la conoscenza proprio, ok? L'abbattimento delle barriere materiali, cioè della visione materiale, per ottenere la vera visione. Infatti è l'elemento terzo occhio collegato alla visione, che è l'energia caratteristica proprio di questo chakra. L'Agnya Chakra ci permette di osservare la realtà per quella che è e di conoscere profondamente noi stessi, che spesso noi abbiamo un'idealizzazione anche di noi stessi, non ci conosciamo bene, quindi ci vediamo anche noi per quello che siamo realmente e non per come pensiamo che noi siamo. Ovviamente senza essere soggetti a desideri materiali, a bisogni materialistici a cui siamo sottoposti durante la nostra vita quotidiana. Questa energia profonda, che ovviamente parte sempre da quell'energia scenne che è divina, ci connette proprio al nostro universo spirituale, sviluppando al massimo quelle consapevolezze per fare in modo che ci fidiamo al 100% del nostro intuito, completa concezione del nostro intuito. Perché noi dobbiamo capire che non vediamo mai le cose per come sono, che non sviluppiamo questa cosa, ma vediamo le cose per come siamo noi. Quindi c'è un abbattimento profondo dell'ego, ok? Quindi si abbassa il velo. E, come dicevo, la connessione con gli elementi diventa talmente forte, la connessione energetica con questi elementi diventa talmente potente che diventiamo un tutt'uno con essa. Ecco perché si dice invisibilità, cioè fondersi con l'ambiente. La ghiandola associata praticamente al terzo occhio è l'ipofisi, ovvero una ghiandola molto importante che sta alla base del nostro cervello, quindi alla parte proprio interna, che praticamente gestisce e regola tutte le altre ghiandole endocrine, quindi ha un'importanza fondamentale proprio. Quindi esercitando il controllo sulle altre ghiandole esercita il controllo su tutto il sistema endocrino, che non è altro che il sistema che governa praticamente quelle ghiandole che emettono i cosiddetti ormoni. Per lavorare l'ipofisi possiamo lavorarla facendo praticamente 8 respiri in un minuto. In quel caso andiamo a sviluppare la ghiandola. Quindi se noi ci posizioniamo zai, facciamo una respirazione molto lenta, adesso non ve la faccio tutta, e in un minuto facciamo 8 respiri, andiamo a risvegliare questa importante ghiandola e sentiamo proprio che qualche cosa nella nostra testa, una fusione completa con l'ambiente circostante, avviene. Per fusione ovviamente parlo sempre di una fusione energetica, ovviamente una fusione anche spirituale, perché parliamo sempre che c'è anche l'energia scenne che interagisce grazie ovviamente con la connessione, grazie alla porta di Giada, e ovviamente poi con il nostro Chi, che fa da mediatore tra l'energia scenne e l'altra energia, che è l'energia della terra, che poi vi spiegherò ovviamente in un video a parte quando spiegherò e parlerò di questo tipo particolari di energie. Dai 4 respiri al minuto si va a lavorare sulla ghiandola epifisi, che è quella che vedremo nell'ultimo video di Kujigiri, che è ovviamente la famosa ghiandola pineale, e facendo un respiro al minuto raggiungeremo il massimo collegamento che c'è tra l'energia sottile e la vita organica, quindi siamo poi a un livello eccessivamente alto. Il sistema endocrino è molto importante perché, lavorando insieme al sistema nervoso, coordina praticamente le varie funzioni degli apparati del corpo. Quindi, essendo l'ipofisi la ghiandola che praticamente controlla tutte le altre ghiandole endocrine, quindi è collegata strettamente al sistema nervoso. Ci sono degli studi proprio approfonditi medici su questo. Per quanto riguarda a livello energetico,
è collegata, come dicevo, alla visione, quindi a un risveglio, a una certa consapevolezza molto importante, perché ovviamente avendo la ghiandola quindi libera, il terzo occhio aperto, essendo equilibrati, si è più energici. Già vedendo le cose diversamente noi acquisiamo una forma di energia totalmente diversa, i ninja questo lo sapevano. E ovviamente per chi pratica arti marziali, adesso li collego ovviamente sempre il discorso a chi pratica arti marziali, perché spesso sentite parlare di tutte le persone grandissime maestri arti marziali sono persone che hanno una visione diversa e non ovviamente la visione della massa, ok, del pensiero unico, ma sono persone spiritualmente ovviamente aperte, hanno l'energia Shen che è totalmente forte, scorre attraverso la porta di giada, hanno una visione totalmente diversa, sono persone che hanno fatto un cammino e un risveglio sicuramente dei loro chakra importante, quindi di conseguenza non vedono la realtà così apparente, ma la vedono come la vorrebbero vedere dal punto di vista materialistico, ma la realtà per quello che è. Sentono la natura viva, sentono il vento, sentono l'energia degli elementi intorno a noi e si fondono con essi. Detto questo, cari amici, io vi invito ovviamente a comprendere Zai, che non c'è tanto da spiegare, ma c'è soltanto da sentire. Il risveglio avviene con la pratica costante, ok? Col non soffermarsi sul materialismo delle cose. E sostanzialmente vi dico fatelo e sentite il respiro in questo modo. Il respiro è alla base di tutto per risvegliare queste consapevolezze assopite, purtroppo assopite spesso anche dalla vita mondana, dalla società che tende a trasformare l'uomo in un essere meccanico, quando l'uomo nasce come un figlio della natura e noi tramite la natura la dobbiamo percepire, dobbiamo ritrovare questa connessione. Questo è molto importante, quindi capendo questo, ragazzi, vi invito a praticarlo, cercate di comprenderlo. Non serve fare chissà che cosa, occorre ovviamente crederci, soprattutto sentire. Quindi detto questo vi saluto, ci vediamo direttamente al video di sabato. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, se avete qualche domanda in merito a questa cosa che è molto profonda e molto spirituale, lasciatela nei commenti, vi invito a commentare il video, condividerlo, iscrivetevi al canale, ovviamente supportateci perché è molto importante, e ci vediamo direttamente al video di sabato. Grazie a tutti.